Comunque, aspetta, noi abbiamo iniziato, ma non ho ancora lanciato la sigla. Lanciala tu, ti prego, con un pezzo di. Come la lanciamo questa sigla? Con un pezzo di canzone Vivo su cui come puoi voglio, sfumare. visto un millennial. Ma non so che vuol dire essere un millennial. Va bene, ti aggiorno, sì, sono un millennial. E la vita non so che cosa mi insegnerà. Allora, se voglio migliorare su YouTube, devo trovare qualcosa che mi faccia sbloccare davanti alla telecamera. E forse, forse abbiamo trovato qualcosa che fa al caso mio. Quindi volevo fare un video per capire come migliorare la propria presenza davanti alla camera. E appena ho pensato a lasciarsi andare, ho immaginato questo posto qui. Obiettivo: lasciarsi andare. Bella. Ma invece di sbloccarmi, mentre saltavo, continuavo a pensare che ognuno è fatto a modo suo. Alla fine bisogna accettarsi per come si è. Se non si riesce a schiacciare, perché voler per forza giocare a basket? O no? Grande! Stare davanti a una camera da soli penso faccia emergere più di qualsiasi altra cosa chi siamo veramente. Non devi impressionare quel tuo amico o fare colpo su quella persona. Quindi io sono così? Ciao, ciao, io non so. Dai. Io non so cosa fanno gli altri per sbloccarsi davanti alla telecamera, ma visto che ancora non posso leggere i vostri commenti, proviamo così. Ciao Lucia, dovevo telefonarti, anzi chiamarti, perché sento di non essere così spontaneo davanti alla camera. E quindi ho deciso di sentire te, che per chi non lo sapesse hai un canale YouTube fichissimo e sei stra naturale davanti alla camera in tutti i video. Mi viene super naturale perché io accendo la videocamera e la mia follia mi dice cosa devo dire e lo dico così come mi viene. Ottimo. Con te andremo a fare un esperimento mai tentato prima. Prima aspetta, piccolo dietro le quinte di come faccio io i video. Io li scrivo tutti su Notion, non so se la conosci, app mega produttiva, ok? Però io creo un vero e proprio script, cioè una sorta di copione, cioè quando ho un'idea scrivo più o meno se saranno inquadrature a casa o fuori e cosa dirò in quelle inquadrature. Ti manderò tre immagini, tre cartoncini. Tu potrai leggerla e rileggerla su Instagram. Tu potrai leggerla e rileggerla quante volte vuoi, però poi devi ridirla tu. Come ti viene però? Puoi parafrasare o puoi ridirla uguale. Perché il mio problema è proprio che scrivo a volte delle frasi che sento magari in qualche libro, film, però poi se sono frasi lunghe non riesco a ridirle a memoria. E se provo a parafrasarle un pochino mi perdo nei meandri della frase e non viene mai come voglio. Quindi voglio vedere come te la cavi tu. Spero. Allora ti mando la prima, che in realtà saprei dire, nel senso che è una frase su di me, però è un attimo per rompere il ghiaccio. Sta studiando. Sì, sto su un momento di studio pazzo e disperato. Tu quando vuoi che vuoi. Vada. Ok. Ciao, sono Simone. Non mi piace Simone, posso dire Simo. Ho un'attività nel campo del fitness, ma è troppo lunga. E con questo canale YouTube voglio raccontare i miei progetti per trovare altre. E con questo canale YouTube voglio raccontare i miei progetti e trovare altre persone intraprendenti. Ah, però leggendo, tu adesso dovresti tipo memorizzarne i punti salienti e la dirla devo one shot. Memorizzare. Ok. Cioè, segnati due o tre punti. È perché che è così lunga, sì. Le altre quanto saranno lunghe, Simo? Ok. Ciao, sono Simo, lavoro nel campo del fitness e su questo canale non mi ricordo che cosa hai scritto. Io direi: ciao, sono Simo, mi piace sperimentare con l'imprenditoria e lavoro nel fitness a Milano. Ce l'ho fatta. Quindi la prima seconda mi è piaciuta. Eccola. Ok, il concetto è chiaro, no? Certo, il concetto è chiaro.
il concetto è chiaro, che ti piace la fase iniziale di ogni progetto. Se tu lo crei tu. L'esploratore non è ispirato dal soddisfacimento delle proprie attese, ma dal gusto della scoperta del nuovo e dell'inatteso. Allora, io ho accettato. Dovete sapere che Simo non mi ha detto niente prima di questo video, perché io gli ho detto non dirmi niente, perché... Proprio perché vogliamo spontaneità nei video. Spontaneità. È quello il punto. Ecco, mi piace soprattutto la fase iniziale dei progetti che creo, perché non ho capito perché ti piace soprattutto la fase iniziale dei progetti che creo. Perché chi esplora? Sì, dall'inizio però. Vabbè, a Simone piace soprattutto la fase iniziale dei progetti che crea, perché non vede l'obiettivo, ma è l'idea dell'esplorazione stessa, giusto? Sì, è così, sì. Passiamo alla prossima fase, questa mi ha messo già un po' in difficoltà, ancora più di quella di prima, che doveva essere un inizio semplice. Bene, allora, io ti manderò l'ultimo cartoncino, l'ultima frase, che in realtà metterò poi alla fine del video perché sono i saluti. È molto semplice. Quindi ultima cosa prima di fare l'ultimo esperimento del cartoncino è: se hai dei consigli per tutti quelli che vorrebbero iniziare a creare contenuti ma non si sentono a proprio agio davanti alla camera. Lucia vi dice che dovete fare più video possibili, perché finché non vi mettete davanti la videocamera e vi buttate a fare video, non vi uscirà la scienza dal corpo. Soprattutto non cercate di impersonare qualcun altro, perché vedete come mi sto trovando male ad impersonare Simo, mentre se impersono Allegro. E ecco perché secondo me Simo ha uno stile comunicativo, a me piace molto lo stile comunicativo di Simo, e secondo me non dovrebbe cambiarlo, perché è Simo che fa i video e a me piace molto Simo, sei molto rilassante nei tuoi video, quindi questo è il suggerimento. Non cercate di essere nessun altro, siate solo voi stessi e prendeteci la mano, fate video, sbagliate, rideteci su, non vi accanite. Bene, quindi come possiamo concludere? Beh, che bisogna sperimentare, ma che bisogna anche rimanere se stessi. Alla fine anche chi ha 100.000 iscritti ambirà sempre a quello che ne ha un milione. Quindi è importante sì avere un'ispirazione, ma ancora più importante è che ho detto tutta questa frase senza leggere. Yes! Il video finisce qui, ma se non volete perdervi gli altri video del fantastico Simo Riccio, che ha tantissime qualità, che parla di imprenditoria, di millennial, di cose, su questo YouTube, no? Che è un po' motore di ricerca, un po' social network, un po' cose a caso, gente che fa cose, iscrivetevi e lasciate un like, mi raccomando. Il finale perfetto. Bellissimo il finale. La pubblicità migliore da Allegro. Ho riso tantissimo mentre le scrivevo. E anche adesso. Non ce la posso fare. Quindi questa poi va alla fine del video.